selvaggissimo questo monte Argentario! Vedete? Nutritevi dell'entusiasmo di Piero. Buongiorno. Allora, buongiorno ragazzi, dormito bene? Bene, grazie. Siete pronti? Carichi? Ma guarda che entusiasmo. Si può andare anche perché il sole brilla alto nel cielo. Buongiorno amici del canale, siamo a Castiglione della Pescaia in una giornata di sole eccezionale. Proprio quando si deve regalare i soldi. Sono andato a far benzina al servito e c'era quali per surf. Marianna Gale! Ecco la pineta tipica toscana. Sono sicuro che converrete con me che andare in questi posti anche in un periodo diverso dall'estate dà comunque la sensazione di essere in vacanza. In che senso? Adesso ci facciamo il bagno nella caffeina però. Dovete prepararvi. Però vorremmo stare qui a prendere il sole, ma dobbiamo andarcene perché sennò facciamo tardi. Figata con questa roccia accanto, bellissimo. Non è certo la strada da guidare, però come spesso succede quando le strade sono panoramiche non sempre sono il massimo della vita a livello di guida, ma inchionando la moto ai 20 e 25 km all'ora e guardate questo panorama magnifico. La lingua di terra che divide il mare dal lato sinistro e il mare dal lato destro a Dorbetello. Che bello, anche il mulino a vento. Che birra. Vabbè, non sapevo nulla. Ho visto l'affrontare dal cofano. Salute ragazzi, sul lago di Bolsena a pranzare a casaccio. Grazie. Se volete più cose ce le mettete. Ma se magna tucci. Benvenuti, siamo a Capo di Monte, abbiamo appena finito di pranzare alla grande e davanti a noi c'è il lago di... Questo è Capo di Monte. Ok ragazzi, siamo usciti dall'autobus viaggetto turbolento attraverso le vie del centro di Bagnoregio e adesso andiamo a vedere il famoso Belvedere. Ecco Pietro che è il Belvedere di questo paese. Grazie, troppo buono. Non perdete un fotogramma. Ed ecco qui la Civitanova. Eh sì, Civitanova di... Mi sacrifico per il gruppo. Il Giampi ha deciso di rimanere qua e farà il custode di tutti gli accessori da moto. Un applauso per Giampi. Ciao Andrew. Gruppo vacanze. Forza ragazzi, guardate dove mettete i piedi. Me compreso. Grande. La Civita di Bagnoregio. Presi. Guardate che figata di posto abbiamo scoperto. No, ci hai portato. Eh beh, insomma, qui è opera del grande Andrew. Ok, non siamo in pieno agosto, però la temperatura è decisamente estiva e stiamo affrontando una salita da scalatori vestiti da inverno. Piero, sai che cosa mi ricorda questa salita? Mi ricorda tipo le montagne russe che si fanno al Luna Park, che arrivano veloci quando c'è il tratto dritto, pianeggiante, e poi all'improvviso, pum, inizia con la cremagliera a salire. Esattamente quello che stiamo provando noi adesso. Che figata! Cazzo, che roba! Cazzo, questa,
con questa. Non so, no, sulla pancia, fate finta di non avere l'affanno. Siamo praticamente arrivati, apparentemente sembrava una cosa esagerata, non si poteva fare, siamo tutti con la lingua per terra, certo la temperatura non ci ha aiutato, ma siamo arrivati. My heart rages around like an ocean. Scale questo posto, per la gioia dei miei amici faremo un milione di scale, però toccheremo che siamo magri come dei chiodi. Abbiamo mandato Pietro in una vala scoperta e insomma abbiamo perduto. L'importanza di aver visto questo paese prima che andrà a scomparire completamente. L'erosione sta facendo consumare la terra sottostante. Ragazzi, questo paese, diciamo un piccolo cenno di cultura, si chiama Città che muore.